Io scelgo l'Europa perché ha incentivato la produzione di mascherine, respiratori e dispositivi sanitari di ausilio a medici e pazienti, vietandone l'esportazione al di fuori del territorio europeo ed imponendo agli Stati membri l'eliminazione di qualsiasi barriera potesse limitare la circolazione di queste merci. E inoltre scelgo l'Europa perché nella notte tra il 18 e il 19 marzo la Banca Centrale Europea ha deliberato lo stanziamento di un pacchetto di emergenza di 750 miliardi di euro proprio per alleviare le problematiche scaturite dal coronavirus e venire così incontro agli stati. Io scelgo l'Europa perché a seguito del grave periodo di crisi che stiamo vivendo, ha deciso di adottare comunemente con gli Stati membri la sospensione del patto di stabilità, così da permettere ai singoli Stati di poter adottare le proprie misure economiche interne per fronteggiare il problema del coronavirus. Inoltre, ci terrei a precisare per tutti coloro che criticano l'Unione di essere intervenuta poco in ambito sanitario, che allo stato attuale non esistono trattati che attribuiscono all'Unione competenze in materia. Io scelgo l'Europa perché non ho nessuna intenzione di rinunciare ai miei diritti, alla possibilità di circolare, di lavorare in un altro stato o di accogliere qui in Sicilia persone che in realtà appartengono ad altri stati che fanno parte dell'Unione Europea. Io scelgo l'Europa perché noi siamo cittadini dell'Unione Europea e dimenticarlo oggi sarebbe un grave errore. Io sto con l'Europa perché abbiamo l'opportunità di dar vita a un nuovo senso di solidarietà tra i popoli. Perché non possiamo rinunciare alla libera circolazione tra le merci e le persone, né alle opportunità di crescita che i nostri giovani hanno facendo parte di un sistema allargato e unificato. Anche perché in questo momento storico che stiamo vivendo, in cui il futuro si è presentato un po' all'improvviso, stiamo avendo l'opportunità di comprendere cosa voglia dire essere solidali. Quali competenze debbano far parte degli stati nazionali e non, e cosa potrebbe diventare l'Unione Europea se vi fosse meno frammentazione e un vero senso di coordinamento. Io scelgo l'Europa perché? Perché noi europei siamo uniti nelle diversità, questo è un valore. E partendo da questo valore, soltanto insieme ne usciremo da questo stato di crisi, più uniti e più forti di prima. Ciao. Io scelgo l'Europa perché in un mondo globalizzato l'Unione fa la forza. Proprio questo è il momento per porre alla politica europea l'urgenza di un'unione più forte che possa rappresentare un'istituzione democratica a cui affidare le grandi questioni, che siano migrazioni, cambiamento climatico o pandemie. Sicuramente quella che stiamo affrontando è una sfida dura, ma che non possiamo vincere da soli. Io scelgo l'Europa perché il nostro motto è unità nella diversità. Credo che soprattutto in momenti come questi sia importante restare uniti e superare tutte quelle piccole divisioni che molte volte ci allontanano.